Ragazzi, buonasera, per la prima volta non dico buongiorno stranamente. Stamattina per fortuna sono riuscito a ripartire, ieri notte ha smesso di piovere e stamattina addirittura c'era il sole inaspettatamente, quindi sono riuscito a ripartire con il primo Shinkansen disponibile che era alle 6:15. Ci ho messo circa 3 ore per arrivare qui a Tokyo. La giornata come l'ho passata? Ho fatto check-in al mio capsule hotel, come avrete letto dal titolo, e poi sono andato nel quartiere di Odaiba. Si raggiunge tramite una monorotaia. Qui ho visto, sono entrato in un centro commerciale perché è periodo di saldi anche qui in Giappone e sono stato colto proprio dall'onda dello shopping e ho fatto un po' di spese. Poi sono uscito dal centro commerciale e mi sono trovato davanti questo Gundam gigante. Era enorme, vabbè, c'erano un sacco di bambini a farsi le foto, anche grandi. Andando avanti ho visto questa specie di missile, razzo, supposta dorata, non so cosa fosse, anzi se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Poi continuando lungo la passeggiata invece mi sono diretto verso il mare, c'era un bellissimo ponte e poi girando a destra mi sono ritrovato una copia falsa della Statua della Libertà. È stato molto particolare vederla perché so che tra una settimana vedrò quella originale e quella vera, quindi vedere quella finta mi ha fatto un po' sorridere ed è stata una sorta di anticipazione insomma dell'America. Era molto un'americanata al quartiere Odaiba. Poi sono ritornato in hotel, ho sistemato tutte le mie cose e sono andato a cena da Tonkatsu Waku, che voi direte, Fabri, ma c'hai gusti particolari? No, si chiama proprio Tonkatsu Waku. Cos'è il Tonkatsu Waku? Allora, il tonkatsu è una fettina panata, se vogliamo, di maiale, una cotoletta di maiale. È molto buono il posto dove sono andato, stavo leggendo che l'olio che utilizzano è olio vegetale, che lo cambiano, diciamo, spessissimo, infatti la panatura era croccante, dorata e molto leggera alla fine è rimasta. Era accompagnato da riso in bianco e poi c'era una sorta di zuppa di miso, credo, con all'interno una vongola, anzi non era una vongola, era un lupino, la vongola piccolina. E è stata una cena, diciamo, che ci stava, insomma, l'ultima cena qui a Tokyo, quindi ho voluto provare anche il tonkatsu, che detto così pare brutto, però così si chiama, ragazzi, non posso farvi niente. Adesso però sto riandando verso il capsule hotel e ovviamente voglio farvelo vedere perché è la particolarità della giornata, insomma. È uno dei capsule hotel forse più futuristici che ci sono qui a Tokyo, però ve lo faccio vedere, non vi voglio spoilerare nulla. Allora, questa è l'entrata, c'è una porta scorrevole e ci sono all'ingresso 3 ascensori, come potete vedere. C'è sta soltanto quello centrale che ti porta alla reception, che è all'ottavo piano. Invece gli altri due, questo qui di sinistra è l'ascensore per gli uomini e quello di destra è l'ascensore per le donne, ma non arrivano fino a qua, fino al pian terreno, e diciamo servono soltanto i piani riservati agli uomini, e quindi uomini e donne sono totalmente separati in questo capsule hotel. Adesso aspettiamo che arriva l'ascensore centrale. Quindi ragazzi, questo è l'unico ascensore che possiamo prendere per arrivare in reception. Una volta arrivati in reception poi dobbiamo prendere l'ascensore degli uomini, ma prima vi faccio vedere la reception com'è e la zona comune. Era la sala comune dove c'erano, diciamo, tutte le postazioni dove la gente lavora al computer, legge libri, ascolta musica, e poi c'era la vista panoramica su Tokyo, bellissima, però la vetrata non è che rendeva molto. Questi invece sono gli armadietti dove ognuno tiene le sue cose. Il mio è il 415, questo qui, che si apre. E si apre con questa carta dove c'è questo codice QR che tu passi. Tu passi qui e lui ti apre il tuo armadietto. Forse sì, forse. Ecco, sì. Eccolo qua. Io già ci ho messo dentro tutta la mia roba. All'interno dell'armadietto ognuno trova poi una borsettina dove ti mettono asciugamano, ciabatte, pigiama, che è questo che sto indossando. Adesso vado a fare la doccia. Questa invece è la zona docce e gabinetti. Di là abbiamo
il gabinetto, mentre di qua la doccia. Eccola qui, bella spaziosa. Ci danno anche due mensoline qui per appoggiare la roba. Ti danno tutto, shampoo, bagnoschiuma. E qui abbiamo tutti i lavandini con gli specchi. Ragazzi, adesso sono in pigiamato, intanto come vedete il pigiama mi sta 10 volte. Sto andando all'interno delle capsule, lì non posso parlare perché ovviamente c'è gente che già dorme, quindi vi lascio assaporare l'atmosfera che c'è lì dentro.